La Roma deve essere pronta, ha dimostrato di avere assimilato determinati concetti che voglio io, la capacità di preparare le partite in un certo modo, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione perché siamo scesi in campo determinati nel fare la gara, concedendo niente agli avversari tranne l'episodio iniziale in area di rigore su una nostra palla persa, però nell'insieme generale abbiamo dominato la gara sotto tutti i punti di vista con grande personalità e di questo sono molto contento. Quando si vince il turnover funziona sempre, però nella crescita generale di questa squadra noi dobbiamo essere bravi a cercare di ruotare determinati giocatori, perché è impensabile, e lo ridico sempre per la stessa volta, che il permesso turnover manco esiste nella mia testa, perché esiste una squadra che è la Roma, che è composta da tanti giocatori dove tutti per il modo mio di lavorare devono sentirsi protagonisti, e in questi giorni ne abbiamo avuto la dimostrazione. Ma quando si prepara una partita non la si prepara con quelli che solo scendono in campo, ma con tutto il gruppo di lavoro che l'ha preparata nel migliore dei modi, dove siamo stati bravi tutti quanti noi a riportare l'attenzione sulla partita di Ferrara contro una squadra che io ho visto che ha fatto benissimo nell'ultimo periodo e ha concesso pochissimo agli avversari. Oggi siamo venuti a vincere in un campo non facile e contro una squadra che ha un'identità, che ha un modo di giocare continuo, dove si vede che c'è la mano dell'allenatore e dove noi siamo stati bravi a mostrare subito i denti, eccoci, diciamo, in gara, essendo aggressivi, alti, non concedendo loro magari tanti lanci lunghi e poche giocate tra le linee. Beh, si è scaldato, però ho fatto le mie valutazioni in base a quello che a chi volevo far riposare, non volevo snaturare totalmente la squadra o cambiare totalmente sistema di gioco. Luca avrà tempo di poter esordire in futuro, anche perché ha le qualità e i mezzi per poterlo fare giovane. Ho scelto di così, però contentissimo di Silva perché ha fatto una partita intelligente per un giocatore che non giocava da tanto tempo, senza fare cose straordinarie ma dando equilibrio alla squadra e mettendosi a disposizione dei propri compagni. No, non subirli e farne anche tanti e creare tante occasioni, questa è la qualità maggiore oggi che ha avuto la squadra, perché a volte quando crei tanto e sei dall'altra parte qualche rischio te lo puoi concedere e di poter anche prendere gol. Però sì, fa pensare il fatto che in casa magari non abbiamo vinto tante partite come abbiamo fatto fuori casa, o perlomeno non abbiamo fatto prestazioni sempre all'altezza, anche se devo dire in tante altre occasioni in casa abbiamo avuto per me un pizzico, non dico di sfortuna, ma in alcuni momenti della gara che poteva girare in un certo modo non è andata come è andata. Contento del fatto che in trasferta stiamo dando continuità e mi auguro che anche la prossima trasferta sia di queste, come questa, di quelle positive. Io posso solo dire una cosa, che l'episodio iniziale non l'ho valutato da dove era la panchina e non ho nemmeno rivisto. Al di là di quello che possa essere, io credo che dobbiamo basare un po' la partita sulla prestazione venendo qua, e credo che la Roma, al di là, abbia meritato per quello che ha espresso in campo dimostrando. Sarei sincero, ma non l'ho visto, non vi potrei dare una risposta definitiva sull'episodio iniziale. Se mi chiede lei se mi piace o meno alcuni giocatori, devo dire che ci sono dei giovani molto interessanti, tra cui quello che gioca sulla corsia destra. Poi il fatto che possa essere da Roma o meno non lo so, dico solo che per Di Lazzari ha dimostrato in questo campionato di essere uno dei migliori giocatori in generale, per personalità, per il percorso anche che ha fatto. Mi piacciono questi ragazzi che crescono da soli, che si formano da soli, come lui, che ha fatto un po' tutte le trafile dimostrando di valere anche in Serie A.